Mister, allora è una giornata importante, un progetto che coinvolge le società affiliate. Cosa può dare il Sassuolo a queste società, a chi vi guarda da fuori, agli allenatori, ma anche ai ragazzi che magari vengono allo stadio a vedere le vostre partite, i vostri allenamenti? Beh, cosa può dare? Sicuramente partiamo dalla passione per questo sport, che il Sassuolo ha dimostrato negli anni di aver creato qualcosa di importante. La testimonianza l'avevamo qua in due ragazzi, Benedetta Orsi, che è la mia calciatrice, e Giacomo Raspadori, due ragazzi del 2000 che sono cresciuti in un settore giovanile e sono riusciti a esordire in prima squadra e addirittura a fare delle cose straordinarie. Questo progetto è la ciliegina sulla torta di una cavalcata del Sassuolo importante sia a livello di prima squadra, ma soprattutto a livello del settore giovanile, sia nel femminile che nel maschile. C'è anche da fare un bilancio venendo invece alla Serie A femminile di questa stagione che per voi è appena finita. Avete cavalcato per lungo tempo le primissime posizioni della classifica e poi avete avuto anche sfortuna. Sì, rimane lo stesso comunque un percorso fantastico fatto da queste ragazze, perché nelle mille difficoltà, quando si sono purtroppo creati, avuto quei 4-5 infortuni gravi nei momenti culmine della stagione, non siamo riusciti a fare quel salto di qualità, però il nostro obiettivo era quello di riconfermarci nelle prime 3, 4, 5 posizioni. Lo abbiamo fatto grazie a queste splendide ragazze che, come ho detto prima, nelle difficoltà hanno sempre tirato fuori gli artigli. E sappiamo bene che gli artigli delle donne sono molto graffianti, quindi sono felice per loro. La prossima sfida sarà anche con uno status diverso, quello da professionista per queste ragazze. Cosa cambierà per il mondo del calcio femminile? Loro saranno sempre calciatrici, l'unica cosa è che saranno professioniste, ma io l'ho detto in interviste passate che queste ragazze erano già professioniste 2 o 3 anni fa, perché si allenano tutti i giorni, quindi 6-7 allenamenti a settimana, più la partita, e già lì ti fa capire il fatto che una ragazza si dedica soprattutto a quello che è sì il lavoro che ha a casa, ma principalmente a quello che è il suo divertimento, che è il calcio. Adesso lo saranno tutti gli effetti, e quello che chiedo io loro è chiedo di divertirsi sempre e proviamo, vediamo come andrà. Io spero che duri perché lo meritano. C'era un sogno nella mente del dottor Squinzi, quello di vedere il Sassuolo Calcio in Champions. Non è che ci arriva prima il femminile. Ma le statistiche, sai, può darsi. L'anno scorso siamo arrivati a un punto, perché il Milan è arrivato davanti a un punto. Quest'anno ci siamo andati vicini con un po' di sfortuna. Io mi auguro di continuare a lavorare con queste ragazze, con questa società, il più possibile, per cercare di creare qualcosa di importante. Tuttora sarà molto difficile, però nel nostro piccolo cerchiamo di toglierci delle belle soddisfazioni e prima o poi proveremo a fare qualcosa di più. Allenare il femminile è più difficile, è diverso. Allenare il femminile è stimolante e diciamo che a livello di campo a me non è cambiato niente, continuo a fare quello che facevo con i maschi. Logicamente a livello esterno ci sono delle situazioni diverse da poter far coincidere con le ragazze, che ripeto sono molto brave perché sono recettive e hanno voglia di crescere. Questo è un punto fondamentale anche vista da parte di qua dell'allenatore. Prego.